Mi era rimasto da vedere che domenica l'attacco di Tadej Pogačar. 100 km e 8. A 100 chilometri 800. Tre fagioli che prova ad andare a prendere le ruote di Pogačar e di Simons. Straordinario. E credo che abbia sorpreso anche Venepool e il Belgio questo movimento. Attenzione adesso al Belgio che sarà costretto a muoversi. Il pacchetto dei corridori maglia celeste dovrà subito andare a dare una risposta con il loro capitano Remco Venepool. Bravo Andrea Fagioli, bravo il Valtellinese che ha preso la ruota di Simons e di Tadej Pogačar, strabiliante, sì, sorprendente. Non me lo sarei aspettato. Sì, mentre Tadej Pogačar accento all'arrivo, bravo Andrea Fagioli a prendere la ruota, adesso deve rimanere a ruota, non deve dare un cambio, prendere troppo. Mi sto chiedendo però che ci sia in prima posizione. Quindi dietro Venepool, non inquadrano più la testa della corsa. Di ritardo nei confronti del gruppo l'attacco. Bene. Ok, va bene. Si è attaccato per modo di dirci. Attaccato. Adesso va a prenderli. Però arriveranno su questo gruppo. Il gap perché è una situazione veramente strana. Quindi Tadej Pogačar. Sì, peraltro una colorazione abbinata con la bici. Che va a prendere la testa Pecala per la Polonia e Irpigen per il Lussemburgo, sono i corridori che fanno parte del gruppo okay. Di testa, 12 secondi dietro, e a 90 km 92 Pogačar e un altro rimangono su di loro, eccolo, sono andati oltre il ricongiungimento, viene a 91 km, ecco. A quel punto Pogačar insiste, non subito, qualche chilometro di assistenza, ecco, poi partirà, vediamo, no, riparte subito, ha attaccato, ma il vero attacco è stato diverso, no. Ecco qua ha attaccato, questo. No? Giulio Ciccone che ha 29 anni e la sua prima partecipazione al mondiale, corridore che ha vestito la maglia gialla del Tour de France, che ha vinto la maglia di miglior scalatore sia al Tour de France ecco che al Giro d'Italia, qua. E oggi per la prima volta prova le emozioni del mondiale. Allora è uno dei corridori sentiti da Ettore Giovannelli alla vigilia di questa gara. Io andrei proprio a sentire l'abruzzese Giulio Ciccone cosa aveva dichiarato proprio. È da solo un'esperienza nuova per te i mondiali. Sì, in effetti è il primo mondiale. Ecco, 87 km dall'arrivo è partito. Pogačar, poi l'hanno anche ripreso. Okay. Quindi l'attacco vero è stato molto dopo. È partito a 100 km dalla fine. E va bene. Ma l'attacco vero non l'ha sferrato a 100 km dalla fine, dai. Siamo seri. Poi ha continuato a tirare in prima persona, ma si è andato forse in progressione, insomma. Non... Dai. Portarsi. No, perché la storia va raccontata bene. È meglio, amico. Che lo statunitense, solo Pavel Sivakov riesce per un attimo a tenere le ruote. Sì, a 78 dalla fine, attacca. Attacca, 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 poi arriverà a un certo punto che se ne va.